parlare il presidente di Confindustria Carlo Bonomi. Ed è una lunga intervista, insomma, Bonomi sappiamo benissimo quanto è stato critico nei confronti del governo Conte. Il titolo dell'intervista a Corriere della Sera è: il governo è fermo alla fase 1, subito una riforma del lavoro. E cosa chiede Bonomi? In sostanza di rimettere mani alla riforma del mercato del lavoro, rimettere mani alle politiche attive. Dice Bonomi: su 100 euro spesi per il lavoro l'Italia ne mette 98 per le politiche passive e 2 per quelle attive. Ma non c'è alcuna intenzione di mettere mano a questa situazione. Anzi, si vara uno scostamento di bilancio da 25 miliardi per distribuire altre risorse a pioggia. Cosa si farà di questi soldi, Padoan? Lei dice dei 25 miliardi? Sì, esatto. Quelli dello scostamento. Da quello che si capisce sono una continuazione dell'attività già svolta con il decreto rilancio. Questo perché? Perché la necessità di far fronte all'emergenza si è dimostrata essere più corposa di quanto si potesse pensare. Adesso il tema è quello di legare la difesa dell'esistente, la resistenza alla crisi con il rilancio vero e proprio, anche perché i soldi arriveranno tra qualche mese, non subito, e bisognerà trovare il modo di dare delle priorità all'azione di rilancio che siano coerenti con la decisione europea. Non dimentichiamocelo che ci sono alcuni legami importanti, cioè le manovre devono essere coerenti con la cosiddetta doppia transizione, quella digitale e quella verde, e le proposte specifiche devono essere coerenti con le raccomandazioni specifiche che il Paese ha ricevuto, come ogni altro Paese, dalla Commissione europea. La lista di queste raccomandazioni è ben nota, sono cose che sappiamo tutti a memoria. C'è anche una questione relativa al funzionamento del mercato del lavoro, in particolare le politiche attive, che sono d'accordo su questo con Bonomi, sono state trattate male rispetto alle altre politiche, ma naturalmente viviamo in una fase eccezionale. E appunto, da questo punto di vista, cosa bisognerebbe fare per le politiche attive? Cosa bisognerebbe fare per aiutare le imprese? Le politiche attive sono particolarmente utili in una fase di transizione come questa, in cui, smart working a parte, c'è bisogno di riqualificare le persone, ripensarle in un contesto di organizzazione del lavoro diverso, mettere in condizione le piccole imprese di affrontare la nuova sfida tecnologica. Ieri nella audizione in commissione l'ISTAT ci ricordava che c'è una parte importante, ma non grandissima, delle imprese italiane che è estremamente agile, estremamente efficace, innovativa, sta sulla frontiera dell'innovazione, sta resistendo molto bene alla crisi. Il problema qual è? Che questo rappresenta meno del 25% delle imprese italiane, quindi abbiamo un grosso bisogno di rafforzare il nucleo duro delle piccole imprese italiane anche con politiche attive del lavoro, anche con investimento in capitale umano.